Lukic ha fatto bene ad andarsene. Buonasera, Darren 4, youtuber ufficiale del Torino FC, Monza 1, Torino 2. Amareggiato per questo gol del Monza all'ultimo secondo. Ci stava un altro clean sheet, un Toro che inizia non benissimo nei primi minuti, contro un Monza che è definito come da tutti come una squadra rivoluzionaria, come la squadra che quest'anno è la mina vagante, quando poi a Ciurri, a Birindelli, Carlos Augusto, gente che sinceramente non ho mai, Ranocchia, cioè Valotti, gente di cui non ho neanche mai sentito il nome, neanche di persone omonime, diciamo. Squadra abbastanza giovane, purtroppo ci dobbiamo giocare con gente da Serie B, Linetti e Olaine. Continuo la mia campagna per far andare via Linetti e Olaine. Radonjić, l'avevo già detto, un giocatore che comunque ha tanto da dare, già l'avevo detto precedentemente. Iniziamo con i 3 punti, benissimo, benissimo così, tantissimi recuperi palla, un Monza chiaramente da parte del Toro, un Monza chiaramente che esordisce in Serie A, non è che soltanto perché in tribuna ha i Bauscia, Galliani e Berlusca con la sua donna, allora vuol dire che è forte, cioè ci vogliono i nomi in campo, quindi voglio dire, non mi stupisco del fatto che l'avrebbe vinto, avevo già detto che il Toro contro il Monza, che è tutto down, avrebbe o pareggiato o vinto, Vlasic tanta roba, Vlasic sì, Vlasic che è un interditore, sì che è uno, non è un Linetti che ce l'ha fatta, è proprio un giocatore forte, anche se appunto è più interditore magari che offensivo, anche se non so, magari più interditore che costruttore di gioco da quello che ho visto, ma magari in realtà no, comunque. Linetti inguardabile, Olaine inguardabile, mi spiace, non è che solo perché poi ha un buon guizzo verso la fine, allora no, cioè ragazzi, Olaine è una cosa inguardabile, Ricci ok, Rodriguez capitano, lo vedo veramente bene, comunque sono contento, solo che non posso urlare, devo parlare piano perché sono qui in montagna, dove tra l'altro internet non prende e devo utilizzare l'hotspot, ma la partita l'ho vista molto bene su Sky, grazie a delle persone che me l'hanno fatta vedere in TV, abbiamo tutti quanti visto la partita insieme. Urlando contro Cairo e urlando verso il cielo, oh, però mi scazza molto non aver fatto il 3-0. Tante occasioni, diverse occasioni devo dire, un'occasione per il Monza, una e mezzo, forse due, Barbanera, Savic, Milinkovic-Savic, ok, l'ultimo gol che abbiamo preso alla fine, anche un po' diciamo colpa sua, Singo veramente poca roba, ovviamente c'è uno fantacalcio, quindi Singo ha giocato abbastanza di merda, che è entrato con prepotenza, senza timore reverenziale nei confronti di questo Real Monza, De Gregorio devo dire molto forte, lo dico sul serio, un giocatore molto forte, non so sinceramente il Monza dove vuole andare con quei giocatori, se qualche tifoso del Monza mi segue vi dico, intanto iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a quota 1000 entro il gennaio 2023, perché sennò chiudo tutto, perché mi sono rotto il cazzo, e poi tifoso del Monza, è normale, ci sta. Non vincere contro il Toro, che comunque in Serie A da 95 anni, ha più esperienza. Quest'anno voi del Monza, secondo me, vi salverete, ma nelle ultime giornate, perché non siete così forti, cioè mettetevelo in testa, non siete così forti. Quindi, boh, questo è quello che credo io, ma lo credevo anche prima di questa partita. Quindi, secondo me, vi fate solo delle pippe mentali. Fate Caprari, ragazzi, ma Caprari, ma cos'è Caprari? Cioè, parliamoci chiaro, Petagna è più grosso che altro, cioè nel senso, Caprari è un giocatore che sì, c'era cioè, il fantacalcio l'altro anno, mi ha dato soddisfazione, ma se il nome grosso del Monza è Caprari, ragazzi, cioè, Pessina, non ho capito bene cosa fa, Sensi, costruisce bene da dietro, ma insomma, niente di che. Per quanto riguarda invece il Toro della mia squadra, anche lì, giocare con Adop, giocare con Olaine, allora, appunto è questo, abbiamo vinto benissimo, ma secondo me il Monza non è niente di che. Dobbiamo migliorare, Miranchuk ok, Miranchuk benissimo, già solo un tempo credo perché è appena arrivato, ottimo che ha fatto gol, Radonjić che mette tanta roba, dobbiamo migliorare molto, la prossima contro la Lazio dobbiamo migliorare molto per vincere, per questo poteva finire 0-3, ma secondo me il Monza non era tanta roba, sinceramente il Monza non è tanta roba, nonostante questo buon Birindelli figlio d'arte. Radonjić mi fomenta, Vlasic mi fomenta, Lazaro tutta la vita è meglio che Olaine, mi raccomando iscriviti al canale, dillo anche ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ai tuoi amanti, alle tue amanti,
Ragazze, dite alle vostre amiche di iscriversi perché arrivando a quota 1000 entro gennaio 2023, entro gennaio 2023 a quota 1000, iscritti, si va avanti, se no ciao, ci vediamo per Torino-Lazio. Ah, Lukic, è vero, mi dimenticavo, Lukic. Allora, secondo me siete un po' tutti disinformati. Juric, allora, da quello che io so, che sono un po' il Di Marzio dei Noartri, non ha litigato con Juric, come tutti dicono, ma ha litigato con Cairo perché non gli ha messo lo stipendio. Come dire, la retorica vorrebbe che Lukic dia tanti soldi, di conseguenza non vuole di più, non va bene. No, il discorso è un altro: se Cairo ha promesso a Lukic un aumento e poi non gliel'ha dato, è Cairo come una merda, ok? È Cairo come una testa di cazzo. Le cose, da quello che so, sono andate così. Quindi Lukic ha fatto bene, mio malgrado, dato che tifo Toro, ad andarsene per dare un segnale. Chiaro che io, quando ho sentito la notizia stamattina, non volevo crederci, mi si è fermato proprio il mondo, tipo così, tipo veramente Tenet, ma non all'indietro, tipo fermo. Stavo anche guidando, quindi mi sono fermato proprio, i miei pensieri sono bloccati. E non ci potevo credere, mi veniva, tra virgolette, quasi da piangere. Perché ragazzi, cioè, allucinante come cosa, cioè, allucinante. Allucinante. Io non so come può accadere adesso che Lukic torni. O beh, perlomeno in un modo può accadere, ovvero che Cairo tiri fuori questi cazzo di soldi. Io in questo momento lo vedo così. Poi se ci sto seguendo altre notizie su questa vicenda, vediamo. Iscrivetevi al canale. Buonanotte.